Come già annunciato in apertura di programma, questa mattina vogliamo fare un focus particolare sulla solidarietà e in maniera particolare su chi da tanti anni si trova vicino a poveri ed indigenti. E in maniera specifica voglio salutare e ringraziare il presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigaglia, che è collegato con noi. Buongiorno dottor Sinigaglia, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, 30 anni quest'anno per Fondazione Progetto Arca, questa istituzione che davvero a livello nazionale sta fornendo un importante sostegno non solo alimentare ma anche abitativo a chi vive in uno stato di indigenza e di esclusione sociale. Allora, dottor Sinigaglia, vorrei subito chiederle qual è lo specifico della Fondazione, quali attività hanno contraddistinto questi lunghi anni di duro lavoro? Ma i nostri ispiratori sono stati frate Lettore, frate storico di Milano, che si occupava dei senza dimora della stazione centrale, e madre Teresa, che ho avuto l'onore di conoscere una trentina d'anni fa in Calcutta, dove tuttora abbiamo dei progetti con le suore. Nasciamo proprio da un gruppo di volontari che era con frate Lettore, e c'è stata trasmessa questo gene della solidarietà per chi non ha niente, questa ingiustizia, lui la chiamava, tra chi aveva tanto e chi non aveva niente, e veramente ha passato la sua vita a cercare di sanare questo divario, e così stiamo facendo ancora oggi, per cui ci occupiamo delle persone in strada con le cucine mobili, con fornendo sacchi a peli, cibo, tutto ciò che c'è bisogno. E però nel tempo abbiamo capito anche che c'è bisogno di un accompagnamento lavorativo e abitativo, alimentare, un aiuto per uscire dall'indigenza. In questo momento sono più le persone che entrano nell'indigenza che quelle che escono, per cui bisogna sicuramente assistere le persone in strada, ma anche cercare di accompagnare le persone fuori dallo stato di necessità, per cui il lavoro e la casa sono le due colonne portanti su cui stiamo puntando. Assistenza e accompagnamento, un po' le parole chiave, potremmo dire, di quello che voi fate quotidianamente. È in corso un'importante raccolta fondi, Presidente. A che cosa e a chi saranno destinati i proventi? E sicuramente in questo momento ai social market, sono questi supermercati gratuiti per le persone che non riescono a nutrire la propria famiglia, i propri figli. Qui in questi supermercati social market abbiamo degli educatori finanziari che aiutano le persone proprio a uscire dal loro stato di bisogno, per cui capire dov'è il problema, se il problema è economico, per cui c'è bisogno di fare delle pratiche burocratiche per avere sostegno, oppure trovare lavoro, oppure diminuire le spese attraverso per esempio il mutuo. Molte persone stiamo accompagnando ad avere un mutuo e non pagare l'affitto, garantendo noi per le banche, non essendo loro mutuabili, perché tante volte la rata di mutuo è minore della rata d'affitto, e poi uno compra casa, per cui a livello anche di dignità è assolutamente importante per loro, perché poi uno, quando ha una casa propria, ovviamente si sente anche importante e inserito nella società. Presidente, lei ha citato questo tema
che davvero sta tenendo banco nel dibattito nazionale, l'emergenza abitativa, il caro affitti, che poi soprattutto nelle grandi città, lei a Milano insomma è molto più diciamo esposto in prima linea di noi qui al sud, ecco, davvero è un tema di fortissimo interesse e di fortissimo impatto. Ecco, preparando questa chiacchierata e navigando sul vostro sito internet, ci siamo imbattuti in questo progetto che è davvero molto significativo. Si chiama Housing First, quindi prima la casa, per tradurre. Può spiegarci di cosa si tratta? Negli anni 50 in America non c'è più l'inserimento graduale delle persone nel dormitorio e poi dopo qualche anno nella casa condivisa e poi fino ad arrivare alla propria abitazione, ma direttamente dando una casa alle persone senza dimora, dando una casa e accompagnandole. Questo è vero che ha un costo iniziale più alto, ma poi nel reinserimento sociale ha un costo minore. Gli americani l'hanno studiato veramente per tantissimo tempo, è un progetto che in Italia è da 6-7 anni, è nato l'Housing First Italia e abbiamo iniziato ad avere i primi successi, grandi successi, al punto che il Comune di Milano l'ha annunciato proprio l'altro giorno, vuole portare a 300 appartamenti l'Housing First. Come dicevo, è sicuramente molto importante a livello di dignità, perché si dà una casa a una persona, ma anche economicamente nel medio-lungo periodo fa rientrare la persona come cittadino attivo, per cui paga le tasse, perché se una persona cronicizza il suo stato di indigenza potrebbe stare decine d'anni a costi dello Stato, e questo ovviamente alla lunga il welfare non potrebbe più tenere, per cui veramente dobbiamo concentrarci nel far uscire le persone dall'indigenza. Poi ovviamente i problemi per cui entrano in indigenza sono tantissimi, c'è chi lo è alcoldipendente, c'è chi ha una separazione, c'è la depressione, ci sono i problemi psichiatrici, per cui ogni persona va valutata e accompagnata in maniera singola. Presidente, concludendo, ci può raccontare una storia significativa, ecco, che in qualche modo racchiude il senso, il significato di quello che voi fate? Sì, diciamo che mette insieme l'accoglienza, l'accompagnamento e l'uscita dall'indigenza. Mi viene in mente due minori stranieri non accompagnati egiziani che sono arrivati da noi in via San Martini, in stazione centrale. Loro sono stati qualche mese in un centro, gli è stato insegnato l'italiano, molto volenterosi, uno diventato cameriere, l'altro cuoco, tutti e due sono stati assunti a tempo indeterminato, e con loro, attraverso Banca Etica, garantendo noi per loro, erano due gemelli, sono due gemelli, hanno comprato casa. Uno dei due si sta sposando e adesso stanno pensando di acquistare un'altra casa, perché ovviamente si crea un nucleo familiare e si dovranno separare. Veramente nel giro di 3-4 anni sono entrati in un sistema economico e la loro vita è totalmente cambiata, e ovviamente non può funzionare su tutti. Loro avevano grande determinazione nella vita, non è così per tutti, però insomma ci sono casi di successo che invisibili, cioè che non si raccontano, ma veramente tutti i giorni ne tocchiamo tanti e siamo felici di questo. Noi ci consideriamo sempre una stampella, non possiamo risolvere i problemi degli altri, ma possiamo
essere una stampella nella riabilitazione nel momento in cui non c'è più bisogno della stampella perché uno cammina da solo, noi siamo felici di essere stampella per qualcun altro. Presidente, per concludere, vuole lasciarci qualche riferimento relativamente alla raccolta fondi? Ma io direi che se andate sul sito trovate tutto, trovate anche una pagina per il volontariato, per chi vuole diventare volontario, perché la nostra colonna portante sono veramente i volontari che tutti i giorni si dedicano all'unità di strada e non solo, alle mense, dando da mangiare a 2.500 persone ogni giorno, per cui insomma sul sito potete trovare tutto. Adesso siamo in SMS oppure facendo una donazione o diventando volontari. Veramente andate sul sito perché potete trovare tantissimi Certo. progetti. Tra l'altro anche un video di questi due gemelli hanno fatto una trasmissione su televisive, potete trovare la loro storia. È l'amore l'ingrediente segreto, lo abbiamo letto sulle borse per andare a fare la spesa nei vostri market solidali, è il segreto, l'ingrediente in più che voi mettete è proprio questo. Grazie, grazie Presidente, grazie Alberto Sinigaglia, Presidente della Fondazione Progetto Arca, per essere stato con noi questa mattina. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie Presidente, auguri per il trentesimo anniversario di Fondazione Progetto Arca, per il vostro lavoro. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi continueremo ancora a parlare di solidarietà. Coincidenza vuole che saremo proprio in Egitto. Restate con noi.